Signori, buongiorno, sono Ignazio Portelli, prefetto di Frosinone. Oggi ho il piacere di visitare le sale operative delle forze di polizia e in questo momento mi trovo nella vostra sala operativa, qui al comando provinciale. Volevo augurarvi buon lavoro anche in questo giorno di festa, che è un giorno uguale per tutti gli altri, ma capisco bene che quando è un giorno di festa c'è un valore in più. Grazie a voi riusciamo ad assicurare tranquillità e sicurezza a tutta la provincia. Buon lavoro e grazie ancora. Guarda sera, Radio Mobile di Frosinone, a nome di tutte le pattuglie in circuito del provinciale, grazie del pensiero, signor prefetto, e contaccantiamo gli auguri di buon Ferragosto. Oggi per molti è un giorno di festa, per noi è un giorno come un altro. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutto il territorio della provincia e come Comando Provinciale Carabinieri Frosinone oggi abbiamo più di 90 pattuglie sul territorio che coprono tutto l'arco orario di tutta la giornata, compresa anche la notte. Per la precisione abbiamo 94 pattuglie che naturalmente devono sia servire dal punto di vista della prevenzione naturalmente per furti e altri reati, sia naturalmente anche dal punto di vista della sicurezza stradale. La polizia, le forze di polizia non vanno in vacanza, sono qui, sono presenti e operano incessantemente per garantire il massimo livello di sicurezza e di tranquillità ai cittadini. Naturalmente un dispositivo che ha questi obiettivi deve essere un dispositivo flessibile, un dispositivo modulabile che naturalmente tiene conto di quella che è l'evoluzione del contesto sociale cittadino e quindi in occasione come appunto il Ferragosto o comunque le ferie di agosto, insomma, dove c'è un sensibile cambiamento di quello che è il contesto all'esterno di questi uffici, noi dobbiamo essere in grado di modulare il nostro apparato, il nostro dispositivo in modo da essere assolutamente adeguati a quelle che sono le mutevoli esigenze del momento. Grazie alla prefettura, grazie alla tecnologia, ormai c'è pieno coordinamento da tutte le forze di polizia sul territorio, tra carabinieri, allarme carabinieri e polizia. Riusciamo a integrarci e fare dei controlli congiunti, mirati e addirittura quando ci sono degli allarmi inviare direttamente le pattuglie carabinieri, polizia, guardia di finanza sul posto. 700 telefonate al giorno in media, qui arriva di tutto. Arriva di tutto, sì, come posso spiegare, semplicemente arriva dalla semplice richiesta di rinnovo di passaporto, rinnovo licenza da caccia, oppure la persona anziana che è sola e chiede un po' di solidarietà a parlare con noi. Oppure, che posso dire, rinvenimento ordigni bellici, che partono sempre qui da noi con tutta la procedura della protezione civile. Se noi lavoriamo in maniera leggermente diversa rispetto alle forze dell'ordine, di polizia e quant'altro, e in effetti anche se la nostra sala operativa è, diciamo, dal punto di vista dell'accoglienza forse essenziale, direi così, diciamo, dal punto di vista della tecnologia siamo molto avanzati come corpo nazionale, non come comando di Frosinone, perché queste sono situazioni che vengono gestite a livello centrale. Quindi abbiamo una capacità di gestire le situazioni sul territorio, le squadre che sono in servizio nel comando in maniera molto efficiente ed efficace. Eccellenza, lo Stato non va in vacanza nei giorni in cui gli altri si riposano? No, lo Stato lavora 365 giorni l'anno. Noi abbiamo un compito fondamentale della vita dei cittadini, quello di assicurare tranquillità e sicurezza. E questo è lo sforzo che facciamo anche nei giorni di festa, senza mai abbassare la guardia. Mai? Questi baglioni che si ingiungono.